Ripartono a tambur battente le vaccinazioni. In tutta la Campania organizzati open day dedicati in particolar modo alla somministrazione delle dosi ai giovani, quegli studenti che dovranno tornare ad animare le classi delle scuole dal prossimo 15 settembre. Riaperti i centri vaccinali che per il periodo ferragostano in particolare erano stati chiusi, un po' per la mancanza di operatori, un po' per carenza di vaccini, soprattutto però perché la gente ha pensato a ben altro più che al vaccino. Dopo il tutto esaurito per l'Open Day di Nocera Inferiore mercoledì scorso, con le 630 dosi disponibili al Pala Coscioni somministrate in una sola giornata, si prosegue a Sarno al ritmo di 300 vaccini al giorno. Si va avanti anche per l'intera giornata di oggi e senza prenotazione. Al Teatro d'Elise, come a Nocera Inferiore, tanti giovani presenti. Da lunedì riaprono i centri vaccinali di Castel San Giorgio e Rocca Piemonte. Di mattina scatteranno le vaccinazioni nella prima cittadina, nella seconda invece dalle ore 15 in poi, al centro di Via della Pace, frazione San Potito, saranno disponibili ogni giorno 120 dosi per i cittadini afferenti non solo a Rocca Piemonte, ma anche a quelli dell'area del distretto 60, cioè Nocera Inferiore, Superiore e Castel San Giorgio. Per i giovani della fascia di età 12-18 anni non ci sarà bisogno di effettuare prenotazione, basterà recarsi sul posto e chiedere la somministrazione del vaccino. Sarà possibile prenotarsi direttamente al centro vaccinale di Rocca Piemonte oppure attraverso la Croce Rossa e il nucleo di protezione civile locale. Il sindaco Carmine Pagano ha scritto in una nota che bisogna superare le resistenze rispetto alla fondamentale utilità e l'importanza storica del vaccino contro il Covid-19. È l'ora di accelerare, non possiamo più aspettare oltre. Poi, con l'imminente riapertura delle scuole, non possiamo permetterci un'altra ondata del contagio. Ecco perché invito tutti, giovani e meno giovani che lo abbiano ancora fatto, a sottoporsi alla vaccinazione. E proseguono le vaccinazioni anche nella vicina Siano. Il sindaco Giorgio Marchese ha annunciato di essersi sottoposto pure lui alla somministrazione del vaccino. L'Open Day l'abbiamo fatto la settimana scorsa, però il punto vaccinale di Vaccinare. popolazione è aperto il martedì pomeriggio, il giovedì pomeriggio e il sabato mattina. Quindi stanno procedendo anche sia per State la prima. vaccinando anche i ragazzi? Stiamo vaccinando anche i ragazzi, abbiamo una percentuale alta. Mi sono vaccinato anch'io. Perché Non ce dicevano, n'erano pazzi, non io credo. assolutamente no, anzi invito tutti coloro che ancora non devono vaccinarsi a farlo, ad insistere, perché secondo me fra un mesetto siamo pronti per superare definitivamente il problema. Sul fronte regionale, solito appuntamento del venerdì del governatore De Luca via social. L'inizio di settembre ci dirà quale sarà la ricaduta sulla regione del periodo festivo, ha detto De Luca. Se però i cittadini ci daranno una mano, si impegneranno a vaccinarsi nelle prossime settimane, a ottobre potremo uscire dall'emergenza. Basta un piccolo impegno per tornare alla vita normale. Questo dipende da noi. De Luca ha poi chiuso il discorso sulla questione scuola. Si riprende in presenza, consapevoli che l'unica garanzia che abbiamo è il vaccino. Hanno aderito alla campagna di vaccinazione 282.000. Allora, se calcoliamo almeno la fascia di età per le medie superiori, dobbiamo fare altre 100.000 vaccinazioni. Non è un numero fuori della nostra portata. Abbiamo già registrato in questi giorni un nuovo interesse da parte delle ragazze e dei ragazzi, abbiamo una presenza abbastanza importante. Dobbiamo fare di più se vogliamo mantenere le scuole aperte ed evitare di doverle chiudere. Quindi noi dobbiamo fare oggi questo sforzo, questa è la priorità nell'ambito della vaccinazione da fare nei 2 mesi.